Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora, tiro su gli addominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi, che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione. Gli addominali sono molto tesi. Tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto. Si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi, ragazzi, complimenti. Ok, continuate a tenere questa posizione. Andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate. Ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ragazzi. Tenete gli addominali belli, tesi, 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 ok? Ci siamo, saranno l'ultima. 5, 4, 3, 2, 1, e relax. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Amo anche i classici addominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati. Allora, scendiamo giù, ok? Portiamo le spalle dietro la testa, non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro, dietro la nuca, e sollevi le spalle, ok? Proprio spalle su. Un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Sollevo per i bassi addominali. Allora, quando state lavorando in questa posizione, provate di immaginare un canovaccio, proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok, rotolando, e questo ti fa salire. Oh, c'è il sole di fuerte che ce l'ho negli occhi, ma meravigliosa. Pensa che è novembre e so così a Fuerteventura a novembre, meraviglioso. Un sole che spacca le pietre, veramente meraviglioso. Continuiamo, facciamo 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate, 8, 7, provate di staccare ogni volta proprio le scapole da terra, delle spalle almeno, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Questo esercizio si chiama Russian Twist, lo potete fare con un peso o senza peso. Scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto avanti e indietro, ok? Destra e sinistra. Io spesso lo faccio questo con Thunderbell, ok? Ma ti posso garantire anche senza Thunderbell funziona alla grande, ok? Addominali tesi, sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile, ok? Facciamo questi bel addominali challenge, me l'avete chiesto, a me piace esaudire le vostre richieste, ok? Ci mancano ancora 35 secondi, ragazzi, continuiamo, destra e sinistra, bella torsione, addominali tesi, immaginate che state proprio massaggiando organi interni, continuate, vai vai vai, addominali tesi, ci mancano 15 secondi adesso, 15 secondi, vai vai vai, ultimi, e 5, 4, 3, 2 e 1. Passiamo al prossimo esercizio, bravo. In yoga si chiama boat pose, allora sollevo le gambe da terra e lo dobbiamo provare per trattenere la posizione, ok? Tengo su e scendo giù, addominali tesi, e su e scendo giù, e su e scendo giù. Se le volete rendere ancora più difficile, potete mettere una superficie instabile sotto i glutei tipo cuscino. In questo momento ho una superficie non tutto omogenea e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio, che è eccellente, che vuol dire attivo, più fibre muscolari, e scendo giù. Continuiamo, su
e giù, dominare più tesi possibile, su e giù, ancora due volte e giù e ultima e scendi. Eccellente, andiamo sul prossimo esercizio.